A Diva FM, Grani di Sale. In studio, Cristina Vidali. Rieccoci di nuovo in diretta con Cristina e Gwendalina per una nuova puntata di Grani di Sale, per rispondere alla domanda: perché mio figlio è così? Esatto, io penso che quel genitore non mi farà più domande. Sì, come anticipavo prima, sì, avevamo già accennato, insomma, avevamo già trattato sì, il genitore autoritario. Esatto, abbiamo cercato di come dire, sviscerare un attimo la domanda e non limitarla con una risposta banale, ma dando una concretezza più approfondita, per sì, cui ci siamo mossi un attimo su tutti quelli che sono i modelli poi che sono stati analizzati dagli psicologi dell'educazione, quindi l'autoritario, il permissivo, ovvero il militare che esatto, non giustifica, che non dà il motivo delle decisioni per il quale il figlio debba fare determinate cose, anche quotidiane, il permissivo che, come che dice il termine, fiori. No, io non volevo dire, ci hai pensato te, ci ho aggiunto, dai. E adesso trattiamo quello che è il trascurante. Io confido che non ci siano genitori che sono solo trascuranti, perché è vero che lavoriamo tutti, è vero che spesso e volentieri dobbiamo mettere il lavoro al primo posto rispetto alla famiglia, è vero anche che essere un genitore trascurante demolisce davvero un figlio, perché è vero che laddove c'è un genitore autorevole o autoritario, se c'è un genitore autorevole abbiamo l'equilibrio, se c'è un genitore autoritario o permissivo possiamo avere qualche lacuna nell'ambito poi comportamentale di un bambino, ma laddove abbiamo un genitore che è veramente trascurante, abbiamo un bambino che deve, passami il termine, educarsi da solo, e non è possibile per un bambino educarsi da solo, cioè gli mancano quegli argini che sono importanti, sono fondamentali per poter crescere, sono quelle indicazioni che ti permettono di viaggiare sulla strada della vita. È un po', Gwendalina, come se tu fossi alla guida della tua macchina in una strada dove non ci sono indicazioni. Okay. Andiamo nel deserto del Sahara, non bravissima, si sa. La sensazione che tu hai qual è? Ad un certo punto ti dici: prendi il navigatore, no? Perché non so più dove sono, no? E se non hai il navigatore, cioè se nel caso dei nostri bambini non hai strumento, un adulto, no? Cioè comunque una persona che ti possa supportare laddove ti senti disperso, cosa succede? Ti senti disperso. E la sensazione che tu vivi a livello emotivo è talmente grande, talmente demolitiva, che ti manda in crisi, cioè manda in crisi i nostri bambini. Per cui il modello trascurante è davvero un modello che preoccupa. Ma il modello trascurante, abbiamo ancora tempo? Sì, vado. Ma il modello trascurante, cioè il genitore trascurante, sì, perché lo è? Perché è egocentrista? Che sguardi che mi fa? È troppo pieno di sé? Vale prima c'è lui e dopo forse allora, il figlio? È un com'è? Genitore, ti do una definizione, è un genitore che non spende energie per suo figlio. Cosa vuol dire questo? Non vuol dire, e qua mi permetto di precisarlo, sono presa dal lavoro, arrivo a casa tardi la sera e ho poco tempo per mio figlio. Vuol dire scelgo che il lavoro sia la mia carriera, la mia vita, me stesso sia il centro culminante della mia esistenza. Tutto il resto, che vuol dire mio figlio in primis, perché l'abbiamo scelto sto bambino, cioè è nato perché l'ho voluto, no? Perché ho detto un sì, no? Tutto il resto, quindi quel bambino, è in più. E non ho tempo da spendere, ma proprio tempo emotivo, non tempo materiale, tempo emotivo da spendere per lui. Te lo dico dopo però. Dopo la pausa musicale. Rieccoci di nuovo in diretta per questa puntata prima dell'anno 2018, esatto, di Grani di Sale, vero Cristina? Che bello argomento però, Sì, proprio una mazzata proprio. Terribile, terribile. Il genitore trascurante, mamma, lo stavi spiegando prima della pausa musicale. Sì, ti stavo dicendo, non spende energia emotiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ha il tempo emotivo per preoccuparsi,
per il proprio figlio. Io posso essere un genitore che lavora 12 ore al giorno, ma quando sono a casa, il poco tempo che ho è un tempo di qualità affettiva per i miei figli, per la mia famiglia. Quindi mi fermo ad ascoltarti, mi fermo a cercare di capire i problemi che hai vissuto, mi fermo per cercare di guardarti, non semplicemente vederti, ma guardarti, certo, e vedere che cosa tu mi stai dicendo con il tuo comportamento, con il tuo atteggiamento, il disagio che magari stai vivendo perché a scuola ti hanno fatto impazzire, perché può capitare che un bambino abbia l'amichetto che lo fa impazzire, no? Chiaro. Mi preoccupo di tutte queste cose anche se lavoro 12 ore al giorno. Se sono un genitore trascurante, di quello che tu vivi non me ne può fregare niente. La frase è: lasciami in pace, amore, non disturbarmi, che ho dell'altro da fare. Ok? Pensa cosa vuol dire per un bambino sentirsi dire lasciami in pace, non disturbarmi. La frase è: e io chi sono? Che faccio? E un bambino non te lo dirà mai. Ricordati che il motivo per cui un genitore trascurante è deleterio per un bambino è semplicemente perché un bambino non si dirà mai mamma, ma cosa stai facendo? Ma si dirà sempre è colpa mia. La mia mamma non mi vuole bene perché io non sono abbastanza bravo, non sono abbastanza perfetto, non sono abbastanza per lei. Ok? Perché è vero che un genitore trascurante è, tra virgolette, passami il termine, un egoista, è vero anche che un bambino è fortemente egocentrico e quindi anche nell'ambito di quelle che sono le preoccupazioni le rivolge dandosi la colpa di tutto quello che succede. Ma forse, dico forse, nello stesso tempo quando può essere a scuola, dico all'asilo, può essere il modo suo per attirare attenzione su di sé, che cerca comunque l'affetto, perché se non glielo dà la mamma, che no, non mi fare quell'espressione, se i nostri radioascoltatori ti vedessero. No, meglio che non mi vedano. No, è per dire, attirano l'attenzione magari spintonando, non so, in maniera distruttiva. Sì, sì, è così. Un bambino, generalmente un insegnante, si rende conto che è davanti ad una situazione di profonda trascuratezza affettiva proprio perché dall'altra parte il bambino attua una tecnica di relazione, di rapporto con gli altri che è profondamente distruttiva. Il concetto è: se non riesco ad avere l'attenzione in maniera positiva, cioè perché sono bravo, perché non lo sono, cioè se mia mamma non mi guarda è perché non sono abbastanza bravo, almeno mi guarderò perché sono molto distruttivo, perlomeno una percentuale di attenzione riesco ad averla, perché un bambino ha proprio bisogno di attenzione, non puoi lasciarlo da solo, cioè da solo nel senso puoi lasciarlo in relazione a se stesso e basta. Un bambino si può annoiare in casa, cioè può essere seduto a giocare con i suoi giochi e dire mamma mi sto annoiando. Va benissimo, ma ti sta dicendo mamma mi sto annoiando, cioè sta comunque mantenendo una relazione con il genitore che ha davanti, ok? Il bambino trascurato, quindi soggetto di un'educazione trascurante, è un bambino che non ti dice mamma mi sto annoiando, perché non c'è nessuno che lo ascolta. E quindi è un bambino che non riesce a creare relazione con il genitore perché non c'è un utente dall'altra parte che possa ascoltarlo, capito? E questo è quello che lo manda in crisi. Per cui ti dico, a livello educativo, come insegnanti nella scuola, ti accorgi che c'è qualcosa che non va, soprattutto se la situazione è relativa ad un genitore trascurante. Nel 90% dei casi sono poi quei bambini che entreranno in situazioni di borderline, entreranno in situazioni di disagio permanente, quindi tutta quella che è la sofferenza legata alla bulimia, eccetera, eccetera, sono proprio tipiche di queste situazioni, ma ne parleremo dopo. La pausa musicale. Inizio anno della serie ci saranno i genitori attaccati alla sedia così, oddio, no, non state tranquilli, cioè non fatevi troppi esami di coscienza, pensateci però, insomma, dai. Migliorate. Esatto. E per questo motivo? Questi grani di sale servono proprio per migliorare, cioè per rendersi conto laddove abbiamo magari
peccato, tra virgolette, di una mancanza e poterla poi migliorare, no? E quindi riuscire a risistemarla, riadattarsi, eccetera, eccetera. Perché quello che è il bello dell'educazione kundalina è che di errori se ne fanno tanti, ed è proprio il luogo in cui, se non ci sono errori, non c'è crescita. Però questo sia chiaro. Esatto. Dagli errori poi ci si può migliorare e si può creare un adattamento positivo che porta ad una perfezione, diciamo, una perfezione educativa non c'è mai totalmente, però un miglioramento concreto lo si può sempre avere. Quindi i nostri bambini non è che se stanno vivendo una situazione critica, perché noi a livello lavorativo, affettivo, stiamo vivendo una situazione critica, resteranno così. No, come noi cambiamo il nostro sistema di relazione con loro, anche loro cambiano in maniera esponenziale poi. Cioè, se un genitore cambia, adatta il suo sistema educativo, il bambino cambia con una velocità incredibile. Per cui perché il mio bambino è così, no? La domanda, esatto, che ci dicevamo al principio. È perché proviamo a pensare come ci stiamo muovendo, no? Se siamo autorevoli, se stiamo lavorando in maniera troppo permissiva, se siamo troppo autoritari, no? E riadattando il nostro stile educativo, portandolo più sul livello di quello che è lo stile educativo autorevole, vedrete che i bambini pian pianino cominciano a cambiare proprio il loro modo di comportarsi con noi e con il mondo esterno, perché quello che i bimbi vivono lo portano sempre all'esterno. Sì, e tu a scuola ne assorbi. Noi a scuola tiriamo le somme puntualmente, capito? Per cui quando un genitore mi dice ma tu come fai a saperlo? Ho ovviamente studiato, perché non è che la scienza mi sia entrata così nella testolina, però ci sono alcuni parametri che ti dicono subito che cosa sta succedendo, e poi puoi fare la scelta di aiutare un genitore ad accompagnarlo oppure semplicemente fregartene, non è il nostro caso. Chiaramente. Insomma, ci è rimasto da trattare l'autorevole, il genitore, sì, autorevole. Io direi che la prossima volta, esatto, abbiamo fatto alcuni confronti, no? Come anche nelle puntate precedenti. La prossima volta vediamo proprio di trovare degli esempi che ci possono aiutare ad essere più autorevoli con i nostri bambini. Dai. E quindi, okay? Insomma, migliorare in tutti, esatto, i sensi. E dopo questa auguriamo una buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori. Esatto, ciao a tutti.